andate a vedere l'albero. Nuovo format dedicato alle festività natalizie con un grande attrattore, lo abbiamo appena visto nella magnifica copertina di questa puntata speciale di Umbria Oggi, un albero di Natale disegnato sull'acqua che si candida ad entrare nel Guinness dei primati come la più grande realizzazione natalizia sull'acqua del mondo. Tutto questo è Luci sul Trasimeno a Castiglione del Lago e siamo ormai nel pieno delle festività natalizie, dunque dedichiamo questa speciale puntata di Umbria Oggi proprio agli eventi in programma a Castiglione del Lago in occasione del Natale e conosceremo più da vicino tutto il cartellone di appuntamenti a partire da questo grande attrattore, l'albero che si candida ad entrare nel Guinness World Record e vi garantisco che le immagini non rendono assolutamente giustizia alla bellezza e all'imponenza di questo albero. Ne parleremo con i nostri graditi ospiti, benvenuta negli studi di TEF Channel ad Andrea Sacco, sindaco di Castiglione del Lago, vice sindaco di Castiglione del Lago e a Monia Chionne, consigliere di eventi Castiglione. Dunque da una parte abbiamo l'amministrazione comunale che ha dato il patrocinio all'evento e dall'altra parte abbiamo l'associazione Eventi Castiglione che ha dato il via all'idea di questo albero ma soprattutto ha curato l'organizzazione di tutto quello che è Luci sul Trasimeno. Partiamo proprio dal grande attrattore di questa prima edizione, possiamo dire, di Luci sul Trasimeno, l'albero installato sull'acqua. Come è nata l'idea e come anche l'amministrazione comunale ha sposato questo progetto? Un po' folle, no? Così lo ha definito il presidente dell'associazione. Buonasera, sono veramente onorata di essere qua, soprattutto appunto a portare testimonianza di questo bellissimo evento che stiamo vivendo a Castiglione del Lago con tutta la nostra cittadinanza. Come dicevi, naturalmente appunto l'amministrazione comunale ha dato il patrocinio all'evento, ma non solo, ha sposato sin dall'inizio questa iniziativa di eventi Castiglione del Lago perché l'ha sentita sua fin dall'inizio. Quindi diciamo ha condiviso questa follia di questi 21 cittadini che compongono il direttivo dell'associazione, che sono venuti umilmente in comune a presentarci il loro progetto. Tutto questo quando? Quando è cominciato? Diciamo che l'idea era nell'area già da settembre, ma effettivamente noi abbiamo cominciato a ragionarci appunto tra il mese di settembre e ottobre, quando abbiamo capito e deciso che effettivamente questo progetto si poteva realizzare. Quando lì è scattata la scintilla e abbiamo visto che i tempi erano maturi affinché effettivamente a dicembre potessimo avere questo albero disegnato sull'acqua più grande del mondo, allora a quel punto la sinergia fra amministrazione e associazione
sia concretizzata e abbiamo dato il là sposando questo progetto che secondo me ha fatto veramente la differenza per il Natale, il dicembre e il gennaio 2020 a Castiglione del Lago. Dicevamo un'idea folle, ma com'è nata? È nata da un gruppo di cittadini, siamo 21 per l'esattezza, abbiamo deciso di pensare a un Natale scintillante, quindi un Natale che si ricordi. Abbiamo pensato quindi a questo albero, noi abbiamo di importante a Castiglione del Lago il lago e quindi era giusto puntare l'attenzione su quello che per noi è il soggetto essenziale. Abbiamo deciso di realizzare questo albero lungo 1 chilometro, largo circa 50 metri, è costituito da almeno 70 pali che sono alti 9 metri, sono conficcati quindi sulla sabbia sotto del lago. Ci sono circa 2500 luci perimetrali che vanno poi ad accendersi tutte le sere alle 5 meno un quarto. E oltre a quello anche delle lampade interne, insomma. Ci sono altre 30 lampade interne colorate. È molto ricco che questo vanno albero. Assolutamente sì. Assolutamente per questo sì. Anche le immagini forse non rendono giustizia, se non le immagini che abbiamo visto con il drone, perché ci sono proprio anche dei pali conficcati nel terreno, quindi... sì. E vederlo direttamente dal poggio è molto più emozionante, quindi le immagini non rendono assolutamente quello che realmente è. A livello tecnico, anche burocratico, che procedura c'è stata dietro? Perché immagino che allestire un albero di queste dimensioni nel lago ha comportato anche una serie di richieste di permessi. Sì, sicuramente, ecco, devo dire che il sindaco Matteo Curico e anche gli assessori competenti, Mencarelli ai lavori pubblici e Duca all'urbanistica, che sono appunto i soggetti veramente più competenti per tutto quello che concerne le cose burocratiche, hanno naturalmente aiutato i vertici dell'associazione eventi a gestire nel miglior modo possibile anche tutto ciò che concerneva la burocrazia. Abbiamo dovuto richiedere un permesso per il suolo pubblico sul lago all'Unione dei Comuni, che è il soggetto competente, quindi anche diciamo impedire la balneazione e la navigazione nel lago Trasimeno per lo spazio appunto che questa installazione occupa per questo periodo di tempo che arriverà fino al 7 di gennaio e poi naturalmente tutti i permessi in regione per il suolo pubblico, l'installazione, i beni paesaggistici eccetera. Naturalmente ecco, il lato burocratico forse è quello che all'inizio anche vi ha frenato un pochino, forse un perché naturalmente i tempi della burocrazia sono quello che sono e impedimenti di questo genere non sono mai calcolabili. Poi dall'altra parte, qui forse Monia può essere anche più specifica di me, anche se ha seguito molto da vicino il progetto come l'hanno fatto tutti i castiglionesi, perché effettivamente questo evento e la realizzazione di questa installazione è entrata proprio nel cuore di tutta la nostra comunità, quindi anche capire tecnicamente come fosse possibile mettere pali, quali tecniche utilizzare. Per esempio mi ricordo che i primi giorni le condizioni meteo non erano propizie, i primi pali che sono stati messi in una parte di lago dove c'era oltre alla sabbia anche la roccia e quindi è stato un pochino più difficile, sembrava quasi che non saremmo mai arrivati a mettere tutti i 70 pali, invece chi ha seguito proprio le operazioni tecniche è stato veramente bravo e è riuscito insomma in questo. E tanti sicuramente piccoli inconvenienti che poi sono stati risolti con tanto entusiasmo e tanto coraggio da parte di tutti i volontari dell'associazione e ciò ha permesso secondo me di rendere ancora più bello e emozionante il momento dell'accensione, che è stato veramente qualcosa di meraviglioso, una vera follia che si è realizzata. Tra l'altro è emerso un aspetto veramente interessante, il coinvolgimento di tutti i castiglionesi che hanno sentito questo progetto come proprio. E a questo proposito avete proposto un'iniziativa davvero lodevole e particolare. Sì. Il progetto Adotta una luce. Di che cosa si tratta e come hanno risposto i castiglionesi? Allora, Adotta una luce è un progetto che abbiamo cercato di realizzare. Ogni cittadino ha adottato una luce di questo albero, noi abbiamo restituito una pergamena con un numero di riferimento e verranno ripiantati
nell'arco di 3 anni dalla parte dell'amministrazione comunale circa 2500 alberi nel nostro territorio. Quindi c'è anche un'attenzione al green, no? Che è un po' la tematica fortemente richiamata quest'anno in occasione anche del Natale, anche da Papa Francesco. Sì. Non so, mi vengono in mente anche altre città dell'Umbria che hanno promosso, come Assisi ad esempio, un Natale all'insegna del green, del rispetto per l'ambiente, dunque l'utilizzo di luci a LED e il fatto anche di piantare un nuovo albero ha un grande significato. Assolutamente. La cittadinanza è stata assolutamente contenta di questa iniziativa, ha partecipato veramente in grande massa e abbiamo sentito proprio l'appartenenza, il senso di comunità, siamo dei castiglionesi uniti. E quindi il cittadino che era consapevole di aver adottato tra l'altro quella luce lì, perché nell'attestato c'era scritto proprio anche il numero della luce. Che veniva adottata, è un qualcosa che ha creato una grande, credo, coesione sociale. E tutto questo si è rispecchiato anche nell'inaugurazione, nel senso un gran pienone di gente, tanti castiglionesi, magari tanti anche visitatori, ma i castiglionesi erano lì. Sì, sicuramente, ecco, diciamo anche tutto del progetto, il coinvolgimento anche delle persone prima dell'evento ha creato una grande aspettativa intorno a questa accensione e ciò poi si è riscontrato nel grande bagno di folla del 7 dicembre, perché veramente c'erano tantissime persone che hanno voluto vivere effettivamente il momento dell'accensione e non solo da amministratore ma da castiglionese per me è stata una cosa molto emozionante, soprattutto perché ha permesso a tutta la cittadinanza di scoprire un luogo che forse avevamo un pochino dimenticato, che è appunto il Poggio di Castiglione del Lago, che è il luogo che è stato indicato dall'associazione per vedere l'albero appunto nella sua migliore prospettiva. E in questo noi come amministrazione ci siamo messi a disposizione della cittadinanza e dell'associazione per risistemarlo, per ridargli dignità, ripulendolo, anche facendo degli interventi più pratici, per cui ringrazio il cantiere comunale Castiglione del Lago che veramente si è preso a cuore questo impegno e abbiamo sicuramente, secondo me, ridato dignità e un aspetto bellissimo a un luogo che è meraviglioso e che attraverso questo evento del Natale, quindi l'accensione dell'albero e gli eventi all'interno della rocca, ha permesso effettivamente ai castiglionesi e ai turisti che raggiungeranno Castiglione del Lago, spero ancora più numerosi nei prossimi giorni, di vivere un luogo veramente speciale, il nostro luogo del cuore. Un luogo che sarà d'ora in poi fruibile anche in futuro. Prima cosa c'era lì? Era assolutamente fruibile, però non era riqualificato, diciamo. È stata fatta appunto proprio un'opera di bonifica, di riqualificazione, che adesso effettivamente lo rende fruibile e godibile ancor più nel suo pieno, insomma. Prima di addentrarci anche nel cuore di tutto quello che è la costellazione di eventi collaterali, visto che parliamo di luci sul Trasimeno, un evento del genere ha bisogno anche di una madrina. Com'è nata la scelta della madrina? La scelta della madrina è nata da un rapporto che alcuni consiglieri avevano in particolare con un ente, quindi è stata scelta la signora Rossella Brescia. Certo, anche perché l'abbiamo anche intervistata. È stata scelta la signora Rossella Brescia e è stata quindi una madrina anche d'eccezione per l'inaugurazione dell'accensione dell'albero. E allora, prima di andare avanti, io andrei ad ascoltare proprio le parole di Rossella Brescia, visto che il 7 dicembre all'inaugurazione c'eravamo anche noi, l'abbiamo intervistata e dunque ascoltiamo la madrina di Luci sul Trasimeno, Rossella Brescia. La Brescia è la prima volta che viene a Castiglione del Lago? Purtroppo sì, e mi sono persa questo paese meraviglioso, perché ho già visto qualcosa, non molto, e infatti non vedo l'ora adesso di scendere e vedere tutta questa meraviglia. E quindi vi ringrazio, perché è stata una grande occasione questa per conoscere questo posto e ritornarci, perché no? Senti, hai lavorato però in Umbria, hai lavorato con Don Matteo, no? Una serie, cioè hai avuto una... a Gubbio, in questo momento accende l'altro albero, a Gubbio tra l'altro, quindi abbiamo tutti alberi di Natale fantastici, e il nostro è il primo anno.
E, tu hai visto insomma la nostra Rocca e so che lavorerai anche a Cortona fra poco. Tra poco, il 7 mi sembra, il 7 gennaio saremo a Cortona con Belle Ripiene, uno spettacolo che porto in giro dall'anno scorso con Tosca d'Aquino, la Lanfranchi, Samuela Sardo, è uno spettacolo della produzione del Sistina di Massimo Romeo Piparo. Senti, invece la radio da tantissimi anni che tu stai lavorando in radio, con successo grandissimo. Sì, sì, continua questa esperienza ormai da 13 anni che mi sveglio al mattino sempre alle 6 e ormai è diventata la mia seconda casa. E devo dire che mi dà anche tante soddisfazioni, perché me li sento un po' tutti amici, no? Quelli che ci seguono al mattino, le persone che ci seguono al mattino, perché condividiamo i momenti, anche con gli sms che ci arrivano al momento, riusciamo ad avere subito un feedback di quello che stanno facendo gli italiani alle 7 del mattino. Ed è un'esperienza molto bella, perché ti avvicina moltissimo alla gente. Non potrei vivere senza il calore degli altri, l'uomo è fatto per stare insieme in comunità, e la festa del Natale penso che sia proprio l'apoteosi, è una festa bellissima che riunisce un po' tutti, non soltanto in famiglia, però anche per esempio andremo tutti ad accendere questo bellissimo albero e sarà un modo per stare tutti insieme. Tutto il paese si stringe intorno al Natale, intorno a questa festa. Hai anticipato una domanda, in realtà è proprio perfetta, hai capito il senso, cioè qui è la comunità che è tutta unita intorno all'albero. Assolutamente, e questa è la bellezza, perché si sa che si vive insomma in un momento un po' particolare, sia politicamente che economicamente, quindi queste feste poi invece fanno capire che forse tutti insieme ce la possiamo fare. Ti ringrazio molto, andiamo adesso subito a accendere l'albero. E noi ringraziamo per questa intervista Gabriele Olivo, che è ufficio stampa dell'Associazione Eventi Castiglione, che ha realizzato proprio l'intervista con la madrina dell'evento, Luci sul Trasimeno, ai microfoni di TEF Channel. Dunque, Luci sul Trasimeno non è solo un grande attrattore, un albero che si candida ormai ad entrare nel Guinness dei primati, ma c'è tanto altro. Quindi chi magari viene a Castiglione del Lago attratto dall'idea di vedere un albero da Guinness, poi però non torna subito a casa, perché può trovare tanto e tanto altro, ed è questa anche l'intelligenza, no? Il trattenere le persone offrendo un bel programma. Un bel programma che è ricco, perché oltre all'albero, quando ci si avvia sul percorso, abbiamo un presepe monumentale molto ricco, e dopodiché c'è l'ingresso sulla rocca medievale di Castiglione del Lago. All'interno della rocca ci sono vari spettacoli, ci sono degli spettacoli che riguardano artisti, trampolieri, giochi di magia, giochi col fuoco, giochi con il legno, e oltre ad avere poi nella parte del centro storico delle street band e altri tipi insomma di spettacoli. Non ci dobbiamo dimenticare della casa di Babbo Natale in piazza Mazzini, ci sono dei eventi dunque che abbracciano tutte le fasce d'età, ci sono dei ragazzini castiglionesi vestiti da elfi che intrattengono tutti gli ospiti che vengono a vedere Babbo Natale. Per quanto riguarda il presepe monumentale, è un qualcosa che caratterizza comunque Castiglione del Lago, è un presepe che ogni anno viene riproposto, è un qualcosa che ormai è dentro a Castiglione da tanti anni, ma magari c'è ogni anno qualche novità legata al presepe, all'allestimento, In questo anno in particolare è stata cambiata location rispetto agli anni precedenti, quindi è stato installato su uno dei posti più belli di Castiglione del Lago, e è proprio ambientato come se fosse nel periodo magico, quindi è veramente bello da poter visionare. Invece per quanto riguarda gli spettacoli alla Rocca, questa è una novità per quanto riguarda il Natale. Sì, è veramente una novità, perché noi diciamo siamo abituati a vivere come castiglionesi, anche il nostro turista, diciamo la Rocca d'estate con il cinema,
perché è veramente una bellissima arena all'aperto per gli spettacoli cinematografici e anche per i concerti. E quest'anno invece l'Associazione Viventi ci ha fatto questa bellissima proposta di far vivere appunto la Rocca anche durante il Natale, noi l'abbiamo accolta in pieno, anzi come amministrazione abbiamo l'obiettivo di implementare le iniziative che verranno fatte in questa arena, perché è un'arena a cielo aperto bellissima. Tra l'altro una delle 10 migliori arene d'Italia, credo, classificata così. Assolutamente, quindi noi ecco, cercheremo di sfruttarla per le sue potenzialità nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda questo cartellone di eventi, ci sono degli orari, degli appuntamenti imperdibili? Diamo anche qualche informazione a chi ci sta seguendo. Certo, allora in particolare volevo far riferimento su quelli che sono gli orari. L'apertura delle casse è alle 16.30, l'accensione dell'albero è alle 16.45. Abbiamo diciamo, una differenza tra quelli che sono gli orari festivi e gli orari feriali. Durante quindi gli orari festivi abbiamo la chiusura delle casse alle 11.30 e lo spegnimento dell'albero alle 23, e mentre durante la settimana la chiusura è anticipata alle 22.30 per poi spegnere l'albero alle 23. Gli spettacoli in particolare all'interno della Rocca avvengono durante il periodo festivo, quindi sabato e domenica e i giorni festivi del Natale, dalle 5 più o meno del pomeriggio fino alle 20. Visto la grande richiesta da parte dei turisti, abbiamo deciso di ampliare questa offerta degli spettacoli facendole poi anche in alcune serate dalle 21 alle 23, in particolare il 21, il 24, il 25 di dicembre e il 4-5 gennaio 2020. Immagino che per la città ci sia una grandissima ricaduta anche a livello turistico, a livello economico, con le attività che magari prolungano ad esempio gli orari di apertura. È una cascata. Assolutamente, devo dire che anche gli operatori economici hanno colto questa occasione nel miglior modo possibile, anzi ancora non l'abbiamo detto, però nei primi 10 giorni dell'iniziativa sono stati staccati circa 15.000 tagliandi per un indotto in tutto il territorio, quindi anche penso nei ristoranti, nei bar, nei negozi, appunto sicuramente molto importante. È importante sottolinearlo anche perché spesso in alcune realtà, in alcuni paesi, i commercianti si lamentano con l'amministrazione comunale perché non si organizza mai niente, si sente spesso dire questo: noi commercianti non lavoriamo, l'amministrazione non organizza niente. Penso che questo sia Guarda, un esempio virtuoso. Sono la prima, nel senso che la mia famiglia ha 2 pubblici esercizi a Castione del Lago, quindi io vengo proprio dal commercio e svolgo questo ruolo veramente da pochissimo, da 6 mesi, ma prima ho rappresentato gli operatori commerciali attraverso Confcommercio, essendo la presidente del mandamento locale, quindi conosco benissimo questa cosa. Però sono sempre stata consapevole di una cosa, che Castione del Lago dal punto di vista turistico e il Trasimeno in generale hanno un potenziale importantissimo. Quello che noi dobbiamo saper fare, sia come amministrazione ma anche come cittadini, è saperlo cogliere, e secondo me l'evento appunto Luci sul Trasimeno è un'occasione importantissima per Castione del Lago, per i suoi operatori economici e anche per tutto il Trasimeno, e spero che come amministratore saremo in grado appunto di capire che occasione importante abbiamo e di sfruttarla e implementarla ancora di più negli anni futuri. Quest'anno sicuramente stiamo vivendo un Natale importantissimo per il nostro territorio ed è veramente bellissimo vedere le strade di Castione del Lago piene, il centro storico ricco di persone che sono venute ad ammirare Castione del Lago, l'albero, e che spero torneranno anche in altre occasioni, perché effettivamente il turismo è e deve essere la nostra prima industria. Dalla regia ci stanno proiettando delle immagini, io le manderei a tutto schermo e le andrei a commentare con i miei ospiti, perché ad esempio questo in particolare è un'altra delle attrattive, possiamo dire. Sì. Questo è il videomapping che viene appunto proiettato sul mastio della Rocca e viene proiettato tutti i giorni durante quindi il mese di spettacoli inerenti all'albero di Natale e Castiglione del Lago. Abbiamo visto, se possiamo andare indietro con le immagini, anche una pista su ghiaccio, pista di ghiaccio. C'è una pista di ghiaccio che è una bellissima attrattiva per tutti i ragazzi, turisti e meno che vengono a Castiglione del Lago, ed è posizionata su uno dei posti sempre molto belli di Castiglione del Lago, che è la zona da noi definita dell'Uliveto.
Oltre a quello c'è anche il Castiglione del Lego, quindi voglio puntualizzare questo. C'è una mostra sulla sala consiliare del comune di Castiglione del Lago dove i bambini possono recarsi e fare dei giochi, ecco, con le Lego. Dunque c'è di tutto. C'è di tutto. Sì, per esempio, non ci si annoia a Castiglione del Lago. Se posso aggiungere, ad esempio, avremo i concerti musicali adesso a partire dal 20 dicembre in poi, c'è la Scuola Cantorum che è una realtà importantissima, abbiamo visto nelle immagini anche il gruppo. Ecco, anche questo, che cos'è che mi aveva incuriosito particolarmente? Questo è l'albero che è stato fatto dall'Associazione Azzurro per l'Ospedale, che è un'associazione molto attiva. Di Damiano Pippi. Esatto. L'anno scorso, è stato nostro ospite spesso. L'anno scorso l'abbiamo inaugurato, era stato posto in un'altra zona, loro avevano fatto l'acquisto di queste luci azzurre molto importanti e quindi l'associazione ha visto bene appunto di coinvolgerli comunque, quindi dare a loro il loro spazio. E dove è collocato l'albero? È la parte Belvedere, quando non dalla parte dove si entra per il percorso, ma quando si esce. E quindi si può vedere sia dal lago che anche fuori dalle mura, è molto bello. Devo dire che dal punto di vista dell'illuminazione questo tipo di evento ci ha permesso di rendere Castiglione del Lago bellissima, perché proprio come illuminare, quindi come atmosfera natalizia, abbiamo un paese che veramente non si era mai vista Castiglione del Lago, e questo è molto importante. Stavamo parlando degli eventi musicali. Sì, perché abbiamo in realtà importantissima Castiglione del Lago, abbiamo visto prima sulle immagini per esempio il gruppo folk Agile Trasimeno che ha animato i fine settimana. Organizza tutti gli anni il festival del folklore. Proprio alla Rocca, e poi per esempio abbiamo la Scuola Cantorum che con i canti tradizionali appunto animerà le festività, abbiamo la Scuola di Musica del Trasimeno che sabato farà il classico concerto di Natale e poi anche gli appuntamenti più conviviali come ad esempio il concerto in piazza di Capodanno, che è quello che l'associazione ha pensato appunto per salutare il 2019 e farsi gli auguri appunto per il nuovo anno. Ecco, parliamo anche del Capodanno, cosa ci attende a Castiglione del Lago per chi fosse ancora indeciso su cosa fare, anche perché sembra a quanto pare che le temperature siano in netto rialzo, per cui chissà. Chissà. Allora, stiamo cercando, ecco, di programmare questo ultimo dell'anno, sicuramente un ultimo dell'anno che ricorderemo. Non posso andare ancora molto nei dettagli, quindi appena possibile cercheremo, diciamo, di rendere pubblico quelli che saranno i nostri ospiti. Stiamo cercando di organizzare due concerti all'interno proprio delle mura di Castiglione del Lago, non solo quindi solo sulla piazza Mazzini, ma anche stiamo valutando da un'altra parte. Quindi eventi all'aperto comunque. Eventi però all'aperto, sperando che le temperature siano restino con noi stabili. Sì, sì. Per quanto riguarda dunque questa sinergia, la vostra associazione è molto giovane, è nata da poco. È nata circa un anno fa. Il Natale sicuramente quest'anno è uno degli eventi più importanti che avete realizzato, ma siete attivi anche nel corso di tutto l'anno, di tutta la stagione, con anche altre iniziative. Sì, noi siamo, diciamo, nati circa un anno fa, abbiamo fatto e realizzato quindi la prima festa del tulipano, parlo proprio come associazione eventi che si è svolta a fine aprile e ha avuto un ottimo successo, quindi invito tutti a ripartecipare alla prossima che avverrà sempre ad aprile del 2020. Questa del Natale dell'albero per noi è stata una grande scommessa, possiamo dire che stiamo vincendo perché, ripeto, le 15.000 presenze in pochi giorni ci stanno dando ragione, assolutamente. Ed è bellissimo vedere la sinergia appunto e il senso di comunità che c'è, perché oltre a noi consiglieri abbiamo tantissimi volontari che si rendono disponibili ogni giorno. Questo albero sull'acqua, chissà se ve lo copieranno, ci avete pensato? Allora, impossibile. Infatti. Altre realtà. Diciamo che il lago Trasimeno ha delle caratteristiche talmente particolari che alcune volte, diciamo, sono anche un aspetto negativo, nel senso che le acque sono basse, però proprio questa caratteristica lo rende unico. E da quello che ho capito, tu Magna correggimi, però insomma gli esperti che hanno ideato appunto questa installazione
ritengono che solamente il lago Trasimeno abbia le caratteristiche tali per rendere possibile sì, la realizzazione. Comunque, per esempio, installare dei pali alti 9 metri e appunto affondarli nel lago è possibile sul lago che ha un'altezza di 5-6 metri, però immagino altri laghi che magari sono vulcanici, sono alti 80-90 metri di profondità, è molto più infattibile, mentre il Trasimeno ha queste caratteristiche che a volte appunto sono il nostro cruccio, che però in questo caso si sono rivelate ottime appunto per questa installazione meravigliosa. Pensare che questo albero che stiamo vedendo alle nostre spalle potrebbe entrare nel Guinness dei primati per l'amministrazione, che sfida è? E che onore anche è. Ma è un onore grandissimo, però ecco, spero che questo messaggio sia arrivato, per l'amministrazione l'onore è veramente aver trovato questo gruppo di cittadini che ha saputo coinvolgere una comunità intera nella realizzazione di un evento e ritrovare anche quel senso di comunità che forse negli ultimi anni era stato un pochino latente. Invece con questo evento è bastato un albero, ecco, sembra poco ma invece è una cosa grandissima. Quindi se tutto ciò ci porterà, diciamo, alla ribalta non solo nazionale ma anche internazionale e mondiale a livello di Guinness, magari. Insomma, ben venga. Assolutamente. Abbiamo ancora alcuni minuti, abbiamo visto anche un altro albero, credo sì. Sia l'albero della piazza centrale. Quello è l'albero che si trova sul rondò di Castiglione del Lago, è un albero immenso, che accoglie dunque chi arriva. Sì, accoglie i turisti castiglionesi e è appunto sulla piazza sul rondò di Castiglione del Lago ed è veramente bello, vale la pena vederlo. Anche, c'è dietro un grande lavoro. Anche prego. La particolarità che si vede da tutte le strade principali di Castiglione del Lago, quindi sia insomma... È come dare un benvenuto agli ospiti che arrivano. È stata una scelta secondo me veramente azzeccata perché appunto proprio l'atmosfera natalizia si respira subito. Appena tu entri a Castiglione del Lago con la macchina o a piedi vedi queste illuminazioni bellissime, questo albero meraviglioso, capisci subito che qualcosa sei è cambiato. Sei nel clima giusto. Per l'Epifania? Per l'Epifania abbiamo sempre altri programmi, altri spettacoli che si svolgono di conseguenza dopo aver visto l'accensione dell'albero, quindi andiamo sempre dentro la rocca con altri spettacoli e street band sul centro storico. Ovviamente poi l'Epifania è per la festa della Befana dei bambini e stiamo anche lì valutando come organizzare al meglio, sì. Parliamo allora del punto dove questo albero è visibile nel migliore dei modi, perché chi viene a Castiglione può vederlo ovviamente anche da altre angolazioni, ma salire sul punto specifico rende lo spettacolo unico. Sì, lo spettacolo unico è solamente dalla visione del poggio di Castiglione del Lago, che come diceva prima il vice sindaco Andrea, è stato rivisitato ed è un luogo bellissimo. Ovviamente si vede qualcosa anche, diciamo, da altra angolazione se uno va sul lungolago, ma non è nulla assolutamente rispetto alla visione che si ha di sera dal poggio. Quindi l'invito a tutti i telespettatori, insomma, di... Sì. Assolutamente, andare. Vi aspettiamo a Castiglione del Lago per vedere il bellissimo albero, l'installazione appunto sulle acque, per visitare il nostro poggio, per conoscere la rocca, per scoprire tutto ciò che l'Associazione Eventi ha pensato per questo Natale, sì. E per conoscere la bellezza di Castiglione del Lago. I turisti vengono da dovunque, sono venuti da Milano, vengono da Matera, sono venuti da Firenze, da Roma, da Gubbio anche. E quindi abbiamo assolutamente fa piacere, no? C'è un po' una piccola sì. concorrenza. No, non è concorrenza, no. Perché è importante essere anche sinergici perché sono anche in questo. Due realtà estremamente diverse. Estremamente diverse, estremamente belle entrambe, quindi è giusto anche collaborare in questo senso. È l'Umbria che deve essere presente in primis. Certo, l'auspicio è dunque che questo albero possa diventare un vero e proprio simbolo del Natale a Castiglione del Lago e che quindi ogni anno possa essere riproposto. Assolutamente, non solo a Castiglione del Lago ma in tutto il Trasimeno, è quello, insomma, secondo me noi dobbiamo vendere questo brand che è il brand Trasimeno, quindi invito anche alle altre amministrazioni che hanno lodato appunto
questa nostra iniziativa, proprio essere coinvolti ancora di più, il prossimo anno metterci a tavolino e lavorare appunto su Luci sul Trasimeno, che coinvolga anche tutti gli altri comuni che si affacciano sul lago. Ricordiamo anche il GAL Trasimeno Orvietano, c'è stata una conferenza stampa di presentazione a Palazzo Donini di questa importante iniziativa, perché comunque è un Natale diverso. E era presente il sindaco Matteo Burico e era presente anche la direttrice del GAL Trasimeno Orvietano Francesca Caproni e il vicepresidente del GAL Walter Sembolini, oltre naturalmente a Marco Cecchetti, presidente di Eventi Castiglione del Lago. Dunque una presentazione in un palazzo istituzionale dell'amministrazione dell'Umbria per un evento. Certo, ringraziamo la Presidente De Sei che ci ha accolto a Palazzo Donini, è stata veramente molto bella e una presentazione ufficiale, secondo me, che un evento del genere merita. E naturalmente, come hai ricordato tu, il GAL, che è stato uno di quei soggetti che ha dato un contributo anche economico molto importante per quanto riguarda la comunicazione attraverso un progetto a cui loro come associazione possono aderire, quindi sicuramente da parte anche dell'associazione ringrazio la direttrice Caproni e il vicepresidente Sembolini. E visto che diciamo sono qui naturalmente in veste istituzionale, ringrazio Monia dell'associazione Eventi e il presidente Marco Cecchetti, perché nel momento in cui loro ci hanno proposto questo evento e l'hanno portato avanti fino a realizzarlo, secondo me hanno dato un contributo veramente importante a tutta la comunità di Castiglione del Lago. Bene, noi siamo arrivati al termine di questa puntata di Umbria Oggi, una puntata veramente speciale dedicata al Natale, dedicata agli eventi in programma a Castiglione del Lago, Luci sul Trasimeno, con numerose iniziative, una città tutta da vivere in ogni suo angolo e l'albero che vediamo alle nostre spalle, l'albero di Natale disegnato sull'acqua che si candida ad entrare nel Guinness dei primati come la più grande realizzazione natalizia sull'acqua del mondo. Noi ringraziamo i nostri ospiti, a cominciare da Andrea Sacco, vice sindaco di Castiglione del Lago, grazie. Grazie a voi. E Monia Chionne, consigliere di Eventi Castiglione, l'organizzazione e l'associazione che ha ideato tutto questo. Luci sul Trasimeno. Arrivederci alla prossima puntata di Umbria Oggi.